Sono diverse le proposte relative alla sicurezza e al rilancio economico presentate questa mattina dal sindacato SILB FIPE, Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo, per fermare lo stop alle discoteche stabilito durante la conferenza Stato-Regioni dello scorso 16 agosto e recentemente prorogato fino al prossimo 7 ottobre. L'attività e la successiva chiusura dei locali da ballo è stato un tema di enorme discussione che si è prorogato per tutta la stagione estiva. Il SILB ha portato il grido di allarme delle tante imprese appartenenti al settore anche in audizione al Senato, stilando un elenco di richieste composto da 7 punti, tra cui l'erogazione di contributi a fondo perduto per le imprese, l'esenzione dell'IMU per i settori del turismo e dello spettacolo e prestiti garantiti dallo Stato. Il settore del pubblico intrattenimento ormai sono 7 mesi che ha dovuto chiudere i battenti per decreto. È una situazione non più sicuramente tollerabile e procrastinabile, perché il settore non si può permettere di stare 7 mesi senza lavorare. Le nostre proposte che abbiamo presentato oggi pensiamo che siano proposte positive, accoglibili, il tutto all'insegna della massima sicurezza. E i gestori dei locali della nostra provincia, che ricordiamo non sono i locali che sono passati per la maggiore in questi periodi, per cose tristi, ma sono locali che sono gestiti da imprenditori da oltre 10 anni, 15 anni, 20 anni, gente seria che lavora, che dà da lavorare. E quindi pensiamo che sia doveroso dare l'opportunità a queste imprese di riaprire, all'insegna, come dico, della massima sicurezza propria, dei propri dipendenti e della clientela. Quindi le nostre proposte vanno tutte in questo senso. Massima sicurezza che passa attraverso quali soluzioni? Passa attraverso il rispetto di quello che già è imposto normalmente per tutte le attività. In più il sindacato, il SILB, si propone di far indossare la mascherina a tutta la clientela all'interno dei locali, anche mentre si balla. Si impone il rispetto della distanza interpersonale, si impone lo screening anche alla fine dell'uscita del locale, quindi sono cose molto, molto fattibili, sono cose rispettabili che assicurano appunto la sanità del locale. I controlli, che non abbiamo nessuna difficoltà a pensare che vengano fatti i controlli al nostro interno dei locali. Uno, perché le discoteche, i locali da ballo notoriamente sono controllati perché hanno degli obblighi di legge da rispettare molto alti. Secondo, i controlli che sul rispetto delle mascherine pensiamo che siano dovuti e doverosi, ma soprattutto sono dovuti e doverosi da parte delle forze dell'ordine, in quanto i gestori non è che si vogliano trasformare in sceriffi in questo caso, ma solo vogliono svolgere la propria attività.